pochi minuti all'inizio di Lugano Rapids. Abbiamo il piacere di avere Sabrina Uraschi di Lugano Hockey e ci parli un po' del nuovo numero che è uscito da qualche giorno. Sì, allora, nell'ultimo numero di Lugano Hockey abbiamo fatto una lunga intervista con il nostro allenatore Luca Gianinazzi e, come di consuetudine, a inizio stagione ci occupiamo un po' di tutte le altre squadre del campionato. Perciò in questo caso quest'anno abbiamo deciso di presentare tutti gli allenatori di ogni squadra e abbiamo anche presentato i nostri giocatori tramite il loro numero, perché hanno scelto proprio il proprio numero. Una delle cose più interessanti che abbiamo fatto, infatti ti faccio la rivista per chi la volesse vedere, è vedere, dire il numero del giocatore, perché hanno scelto quel numero lì e chi l'ha indossato, perché tanti giocatori magari non si ricordano, a parte quelli che hanno ormai ritirato da qualche stagione. Sì, trovo anch'io che sia una bella cosa, è sempre molto interessante in ogni caso sapere il perché di queste scelte, no? Sono spesso dei fatti curiosi e secondo me è carino anche per i tifosi da leggere. 4.000 abbonati, quindi 4.000 persone come minimo che ricevono questa cosa, ma avete anche tante persone che la vogliono questa rivista? Ma qualcuno che l'acquista anche al di fuori c'è, diciamo che prevalentemente sono comunque i nostri abbonati, ecco. Come vedete quest'anno, in questa stagione, partita un po' in alto e basso, però tutto sommato vedo che la tifoseria non abbandona. No, per fortuna quello no, come abbiamo potuto vedere allo scorso derby, tra l'altro la curva era pienissima, lo stadio era comunque al completo, dunque i tifosi comunque accorrono numerosi, secondo me potrebbe essere una buona annata, la squadra ha delle buone potenzialità, dunque perché non venire tutti alla pista e sostenerli? Quanto è difficile o è più facile riuscire a parlare con i giocatori ticinesi o anche gli stranieri, gli svizzeri, tedeschi? Personalmente mi trovo bene un po' a parlare con tutti, grazie all'inglese comunque ormai si può parlare con chiunque, sono tutti molto disponibili, lavorando comunque anche per il club, tutti quanti i giocatori sono davvero molto carini e disponibili per le interviste e la rubrica di cui mi occupo generalmente, che è quella dei giocatori in cucina, perciò è qualcosa che esula un po' dall'hockey, perciò qualcosa di divertente che provano a fare, provano a cucinare e si divertono, insomma, lavorano divertendosi. L'ultima cosa, ho visto che avete fatto una vetrina anche un po' su tutte le altre avversarie del Lugano e quindi bene o male si sa quasi tutto dei movimenti di mercato delle altre squadre, le altre 13 squadre. Sì, assolutamente, è una cosa che di solito facciamo sempre nel primo numero della stagione, per dare comunque a tutti i tifosi un po' una panoramica generale di quello che è successo nel mondo dell'hockey svizzero. Ti ringraziamo e in bocca al lupo per la stagione dell'Hockey Club Lugano e anche per la vostra rivista, che è molto, veramente molto attenta e anche in Italia c'è qualche appassionato che vuole leggerla. Benissimo, questo mi fa molto piacere, grazie.